Buon pomeriggio ragazzi e ragazze. Oggi è una giornata freddissima, piovigina sui monti nevica. Io stamattina dovevo per forza andare a ritirare un referto medico in ospedale e direte non ci potevi andare domani? No, perché le danno solo di lunedì mattina. La settimana scorsa c'era sciopero, 2 settimane fa avevo un'altra visita, la prossima c'è un'altra visita, quella dopo anche, quindi oggi era l'unico giorno. E già che ero in zona centro commerciale, ho detto vado a prendermi un po' di cose che mi servono. Burro di cacao, sennò poi Yuki non me lo mastica. Allora, io sono tantissimi anni che non compro più queste cose. Avevo i pennelli che avevano circa 10 anni e quello del fondotinta mi lasciava tutti i peli sulla faccia. Poi ho visto un video di Kiko dove c'era un ombretto che mi ispirava e dato che ho finito la cipria, il fard non colora più, i pennelli speluccano, era il momento di fare acquisti. E quindi sono andata da Kiko. Ho preso il pennello per il fondotinta, cioè per la cipria in realtà. Questo l'abbiamo provato là e mi è sembrato bello quando me la provate, quindi l'ho comprato così. È il numero 09. E poi ho preso quello per il fondotinta. A me piace quello a lingua di gatto perché lo uso anche con il correttore. Quindi ho preso questo qui, numero 03. Oh, questo con le doppie fibre mi piace un sacco, però mi piace, sì. Questo c'era anche con la duo fibra che mi piaceva di più, ma aveva, cioè non era bello così, era forse più grosso, ma era tagliato e preferivo questo. Prossima volta prenderò anche quello del fard, perché ultimamente usavo sempre questo per massimizzare le cose. Poi ho preso una cipria colore 05, che era quella che più si avvicinava al mio colore di pelle, non troppo chiara, non troppo scura. Questa fatta così, colore a questo. Qua sembra più gialla perché la luce oggi è più gialla, ma mi serviva proprio, quindi chiudiamo. Poi ho preso un blush, perché il mio era ancora quello della collezione Capri, mi pare, almeno 5-6 anni, e non colora più. Questo qua, numero 11. Sono stata molto molto indecisa fra matte e lucido, matte e lucido. Alla fine l'ho preso sbrilluccicoso, perché mi sembrava mi stesse meglio. L'ho provato sulla mano, ed è questo qui. Se voi lo vedete così, è un rosa abbastanza mattone, brillantinato. Poi avevo il dubbio che rimanesse troppo pescato, invece tutto sommato no. Beh, ora la luce è abbastanza orribile, però oggi si perdonerà. Non colora tantissimo, che poi alla fine era quello che volevo io. Così ho dato 3 passate belle intense perché non mi piace avere le ganasce di Heidi. Ora, io ho detto una parola che non so se è italiano, guance. Non so se è ganache italiano. E poi ho preso questo ombretto che ho visto in un video qui su YouTube che mi è piaciuto, il numero 30, che è un color malva chiaro. E mi ispirava molto, un colore freddo, perché a me stanno bene i colori freddi. E questo proviamo. Ok, questo sono il mio shopping Kiko di oggi. Devo dire che era davvero tanto che non facevo, compravo così tante cose contemporaneamente di make up, però poi alla fine quando rimandi 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 rimandi, cipria me ne era rimasta pochissima. Avevo quella di Avon, ma non mi sono trovata bene per niente. A me sembra che queste nuove formule no. E quindi niente. Poi avevo bisogno dei pennelli, per cui prossimo pennello per il fard prenderò credo quello angolato. Ora vediamo, purché sia abbastanza compatto, perché lo preferisco compatto. E poi basta, non c'era da usare la tessera, non c'erano altre cose da prendere,
la prossima volta prenderò un altro pennello che mi manca. Io direi che adesso vado a buttare via un po' di cose. Volete venire con me a buttare via cose? Vediamo se vi porto con questo qua. In realtà è caricabatterie. Andiamo a buttare via. Make up in realtà è questo qui. Allora, qua avevo preso delle serie di pennelli su Shein, tanto per provarli. Non sarebbero nemmeno male, tutto sommato, ma questi veramente sono troppo molli, non ci riesce a prendere la polvere, poi sono veramente piccoli. Quindi niente, li ho tenuti lì, ma li cestinerò. Ho tenuto un po' di più questi. Questo per il fard, vi dirò, non è malaccio, tutto sommato. Questo, stendiamo un velo pietoso, ma del resto per 3 euro non è che io mi aspettassi grandi cose. Invece non mi è dispiaciuto questo. Ci ho sfumato anche la matita e devo dire che non è male. Poi ho preso questo a lingua di gatto, tenuto abbastanza preciso. Ho deciso di vedere se riuscivo a provarlo magari anche col gel sulle unghie. Ed è qui in attesa. Questo non è bruttissimo, è una penna di precisione. E cos'altro è che ho tenuto? Ah, questo. Che vi dirò la verità, per sfumare la cipria sotto l'occhio non è nemmeno male. Ora, cosa andiamo a buttare? Allora, innanzitutto questo, perché voi lo vedete che... cioè... vedete che perde i peli. E me li perde in faccia, quindi era della Frau Lein. Quindi figuratevi quanti anni sono che c'era. Questo penso che lo userò magari per il blush finché non compro l'altro. Poi la cipria che andiamo a eliminare è questa di Avon. Era la numero... non c'è... a numero 1 Neutral Fire. Un po' troppo bianchiccia, oramai non ce n'è più. E colorava anche poco, quindi niente. E il fard è questo qui. Sempre, era sempre di Kiko. Ah, Sicilian Note, no, sbagliato. Panarea Mauve, che non mi piaceva, però ormai veramente colora pochissimo. Tra l'altro non è neanche usatissima, però non colora, cioè pochissimo. Adesso sembra di più perché c'ho tutto l'impiastriccicamento, ma comunque non mi colorava più un tubo sulle guance. E di altre cose no, prima o dopo dovrei sostituire anche questa palette della Too Faced, la Chocolate Bar, che ha mille mila anni, ma che mi piace sempre tanto, alla fine uso sempre questa. L'ultima palette che ho preso, questa qui di Avon All Nude, tanto per provare, colora poco e nulla, però devo dire che questo nero non nerissimo, forse un grigio scuro, non mi dispiace. Questo non mi dispiace, gli altri forse sono troppo aranciati per me, non mi stanno bene. Però vabbè, è costata poco. E poi cosa c'è? Questa di... Charlotte Tilbury, che non ho usato moltissimo quest'estate, sono un po' passata la mania del rosa. E l'ultima cosa che avevo comprato era questo, sempre di Kiko. Il Bright Duo Shadow numero 10, che era il viola e questo sbrilluccicante leggermente dorato, che mi piace molto, ma è troppo, cioè questo colora troppo, insomma non mi fa benissimo, mi rimane un po' nelle pieghette. Ora eliminiamo tutta quella roba lì, anche questo tutto sommato senza pietà. Quando fate queste cose, ragazzi, non abbiate pietà di tenere, buttare e fare. Avevo preso da Sephora questo ombretto sempre rosa per metterlo nell'incavo, ma è troppo giallo e quindi non lo uso praticamente mai. E non so manco io se tenerlo o no, è ancora abbastanza nuovo, quindi teniamo. Poi cosa c'è? Il fondotinta che sta finendo, questo della Bioni che mi piace un sacchissimo. L'olio per le cuticole della Passione Unghie. Questo è sempre di Kiko. La matita per le sopracciglia, questa, la numero 3, no, 2. Io in realtà la uso, cioè non mi trucco moltissimo, me la consuma tutta la monella, la grande monella. Qua c'è un eyeliner liquido di Avon, che non ho ancora visto perché se ne finiva. E poi, vabbè, un po' di rossetti. Qua ci sono i rossetti, qua c'è il mio correttore, questo di Bioniche, fantastico, numero 204.
mascara, che anche questo dovrei ricomprarlo, sta finendo, ma direi che ho speso già abbastanza stamattina, quindi in sunto mi manca da comprare un mascara e un pennello. Io credo di essere a posto per i prossimi 10 anni. È un correttore perché sta finendo, ma ricomprerò questo perché mi piace. Matite, 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 eyeliner, matite, questo è della mia piccolina. Questi sono tutte matite, questo è quando avevo voglia del viola, ho preso questa, però non la uso più. Il mio amatissimo Hypnotic Poison. Ora, rimettiamo a posto tutto, si fa per dire, il mio make up. Mettiamo a posto anche il nuovo, questo anzi no, lo lascio qua perché lo voglio provare. E vediamo. Allora ragazze, si vede poco, in videocamera si vede ancora meno. Comunque, il blush mi è piaciuto perché è molto modulabile, nel senso che ne mettete appena un velo, poi potete stratificare fino ad avere l'effetto che volete, e senza essere davvero eccessivo mi è piaciuto tanto. Anche la cipria si sente bene, il pennellone è fantastico, e l'ombretto magari non si vede tanto, però è esattamente la base che volevo io, cioè una base opaca, non troppo rosa, non troppo marrone, ma nemmeno bianca, perché l'armicromia dice che io, essendo stagione inverno, ci vuole un bianco intenso. Il problema è che il bianco intenso fa diventare la mia occhiaia grigia, quindi non mi sta bene per niente. E quindi provo con questo color malva, che in effetti accentua anche leggermente l'occhio verde. E quindi sì, direi che ci piace. Ora io non faccio ulteriore make up perché ce n'è già troppo per i miei gusti, anche perché però ce non esco più, ho già preso sufficientemente freddo, anche perché al centro commerciale ho perso il mio scaldacollo. Direte voi, pazienza, no, perché era quello di lana e mohair fatta a mano da mia madre, quello che mi indotto quando si ghiaccia d'inverno, perché quello tiene caldo davvero. Ho fatto tutto il centro commerciale di nuovo, tutti i negozi dove sono stata, sono passata, c'era una mia amica che lavorava lì, ha chiamato quando è passata la guardia, le ha detto la mia amica ha perso questo, che ha chiamato tutte le altre guardie, ma no, alla fine sono entrata da OVS, dove ero stata a cercare un pantalone, chiedo se per caso l'avete trovato, e la signora mi indica la cassa e fa quello. Guarda, avrei preferito perdere lo sciarpone grande, avrei preferito perdere i guanti, avrei preferito perdere il cappello, ma quello proprio no, anche perché sì, me lo posso far rifare, ma a parte che era l'avanzo di una lana di un maglione, quindi se voi lo mettevate insieme al maglione sembrava un maglione a collo alto, quindi mi seccava averlo perso. E poi sì, prima che vado su, le porto la lana e me lo rifà e poi rivado a prenderlo dopo Natale, e sinceramente ci ho freddo adesso, quindi meno male che l'ho trovato, sono molto contenta. Io ora toink, direi che vado a rilassarmi 2 minuti nel divano con Yukino, facciamo i nostri esercizi di meditazione, svuotiamo la roba che c'è da buttare via, che non è moltissima ma un po' è, ora ve la faccio vedere, quella lì, questa adesso la mettiamo via. Questo direi che buttiamo tutto, mia figlia ha lasciato le collane qua stamattina. Questo rossetto è carino, ma non colora niente, cioè colora pochissimo. E questo è il nostro decluttering di oggi. E voilà. Non è molto, però per tenere un aspetto più leggero, io quasi quasi butterei via anche questo. Non sono più per il avere 6 milioni di cose, vi dico la verità, preferisco poche, ma buono, anche questo ormai non colora più, sarebbe da cacciare e via. Più minimo possibile, in modo che voi troviate le cose che usate, anche perché se siete truccatrici professioniste magari avete una valigia apposta, almeno io avevo una valigia apposta solo per il make up del lavoro, più qui avevo un cassetto, una volta era questa, adesso le medicine. Con il make up da tutti i giorni, adesso il trucco da tutti i giorni, ciao ciao. E quindi vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso. No, non ve la faccio vedere perché se l'ha rubato, se l'ha rubato lei. Ho preso un rossetto rosso da Kiko, che è a dir poco fantastico, e l'ho preso per sostituire quello rosso, rosso rosso di Avon, quello rosso che non tendeva né al fucsia né all'arancio né al niente. Che però non so perché praticamente voi lo mettevate e si consumava a metà, ed era, cioè, tutti i colori, le mie amiche che l'hanno comprato hanno detto che faceva quella fine lì, il mio no, poi alla fine dopo un anno e mezzo più o meno che l'avevo, anche lui faceva così, quindi ho buttato via tutto. Questi sono i rossetti, avevo un altro rosso così ma l'ho eliminato, l'ho regalato perché
ce n'ho in abbondanza. Questo è l'unico viola che metto con il viola. Questi sono due rossi, questa linea matte è stupenda di Avon, e questo è uno dei miei preferiti del momento, che è un malva, così, e lo usa mia figlia, infatti si vede perché lei li mangia in questa maniera qui. Io no, io li odio vedere così. Vabbè, chi ha figlie femmine grandi che si truccano potrà capirmi. E ok, giriamoli così. Questo ormai sarà secco pure questo, ma era fantastico questo Power Stay Natural, scese natural, fantastico, fantastico. E questo è quello della Tilbury, molto simile a questo, anche questo voi vedete consumato da lei, perché vedete che va bene, si può avere neanche più i rossetti. Ogni tanto caccerei via anche questa roba qua, terrei tipo 1, 2, 3, 4, via tutto il resto, perché non sopporto più avere 300 cose, anche perché non mi trucco tantissimo. Sono ancora incerta sul destino di questo rosa arancio. In questo momento mio cuore direbbe buttalo. Ci penso ancora un attimo e poi dici. Tanto sono molto contenta dei miei, il mio beauty mini mini mini, tutto qui, e qui c'è già fin troppi pennelli qua per i miei gusti. Vorrei eliminare ancora un po' di cose, ma si può. E va bene ragazze, concludiamo questo video, se no viene lunghissimo. Buona giornata, grazie per aver visto questo video.